Ciao a tutti, siamo qui per vedere la seconda variante della tecnica che abbiamo visto nel primo video, quindi se non hai visto il primo video vallo a vedere. E sono qui di nuovo ancora con Luca, grazie, che mi assiste nella pratica. E ringrazio di nuovo Saverio Semia per le riprese video. Grazie Saverio. Nel primo video abbiamo visto come il maestro Funakoshi ha introdotto la tecnica di proiezione No Dosai nel suo primo libro del 1922. Adesso andiamo a vedere la variazione. E, diciamo, il testo rimane uguale nel libro del 1925, però la foto a corredo è diversa. Quindi andiamo a vedere una possibile variazione che spiega il cambiamento della foto che è a corredo nel secondo libro di Funakoshi. Quindi la prima volta abbiamo visto No Dosai come pressione alla gola, blocco del piede e proiezione. Questo compare, vai pure a vederti il mio primo video. Adesso guardiamo la variante, come diciamo compare nel libro del 1925, in cui il maestro, dammi la gamba, è in questa posizione qui. E molti pensano che rappresenti un aver intercettato una tecnica di calcio, ad esempio un mawashigeri oppure un maigeri, come se avesse preso questa cosa qui. In realtà i maigeri e le tecniche di calcio sono una fucilata, quindi è molto improbabile che il maestro si riferisca a questo tipo di setup iniziale. Invece in realtà quello che penso io è che sfruttando sempre, quindi il para e passa, come nel primo video, a ferro, uso il No Dosai come sbilanciamento, quindi uso la pressione della gola come sbilanciamento per portare tutto il suo peso nella gamba arretrato, in modo che la gamba davanti sia libera dal peso. Un'altra parte. Uno, due. Sbilancio e faccio portare il peso all'indietro. Stai fermo un attimo. Questa gamba è libera dal peso, quindi io sono libero di andarla a prendere senza particolari sforzi. Quindi quello che farò è, aspetta, uno, due, sbilancio, vado a prendere la gamba che è libera dal peso, quindi per me non c'è alcun tipo di sforzo. Allora, cosa faccio? Adesso avviene proprio la proiezione vera e propria. Continuando a premere alla gola in modo che lui non possa compensare venendo in avanti, vado dietro e chiudo, continuando a tenere la gamba e il controllo, perché di qui posso effettivamente chiudere poi la tecnica con altre conclusioni, con altre sottomissioni, un calcio ai genitali, eccetera. Ma questo non ci interessa in questa sede. Quindi siamo lì, para e passo, pressione alla gola, sbilanciamento, afferro e vado a chiudere. Ok. Anche in questo caso potrebbe non funzionare subito la tecnica e quindi ricorriamo sempre a come quello che ci suggeriscono i kata, quindi di eseguire un tai sabaki sul posto, quindi una gestione, una rotazione per proiettare lui più efficacemente. Quindi 1, 2, 3, sono là, se io non riesco ad andare perché lui continua a controbilanciare spostandomi, non c'è assolutamente problema perché io faccio un avanzamento e un giro su me stesso, esattamente come Yan Shodan, Yan Nidan. 1 e giro. Ok? Quindi di nuovo siamo perfettamente nel solco dei kata, in cui dopo l'oi-tsuki eseguo su me stesso un tai sabaki. E questa è la variazione di come compare nel secondo libro di Funakoshi, del 25, la stessa tecnica, No Dosai. Grazie Luca, grazie Saverio.